Come la nuova Candy? Come? Dove? Cosa? Come? Già. No! Perché dobbiamo registrare in questo momento? Allora, ragazze, abbiamo notizie di Candy? Candy sottovoce è perché c'è una lavora che la nostra città sta distruggendo casa. Cosa ci vuole? Solo che voglio sapere. Lo sapevo. Ecco, lo sapevo. No, tu non lo sapevi affatto. Infatti. Che Candy fosse un automa senza sentimenti. Ma quando mai? Non è vero. Solo speravo l'avesse presa bene. Ah, perché i Marine e Nogu lo prendono benissimo quando si lasciano. Beh, non lo so. Candy va in giro con un corno d'unicorno. Pensavo potesse fare anche questo. Ah. Buongiorno, ragazzi. Come va? Male. Ok, Candy, hai notizie di Candy? No. Non mi sto distruggendo perché uno stalker è andato in camera nostra. Ma spero che comunque le abbia fatto bene. Fa sempre bene ammettere i propri sentimenti. Anche in pubblico. Candy? E lei? No. Lo so, Jenny. Ah, mi conosci, ma mi segui su Instagram? Non ti ricepiamo su Instagram. Ma allora sei una dolce onda, sei venuta qui con mio codice sconto. No, Jenny, no, ti conosco perché siamo amiche. Addirittura, ti senti mia amica perché mi segui sempre su Instagram. Jenny, sulle Jenny, sulle io adoro, cioè, Jenny, sei veramente una cosa, ma che cosa bella, la mia prima volta. Jenny, sono Candy. Cosa? Ho sentito bene, Candy? Sì, sono Candy, ragazzi, mamma mia, oh, quante storie. Vabbè, vado al mio solito tavolo. Non è possibile. No, e ancora no. Questo è un cambiamento che nessuno si aspettava. Siamo fieri di te, Candy. Quindi, ok, se a te piace, siamo fieri di te. Poi le ragazze dicono: dobbiamo trovare un modo per fare tornare come prima. Ma se lei sta bene così, lasciatela stare bene. Ecco, c'è anche la spia polvere di sottofondo. Lasciate perdere. Quando dura sto video? 15 minuti. Allora, che si dice di bello? Oh, dolcino. No, non mi va. Cosa? Non ti va. Aspetta un secondo. Aspetta. Momento, non ti vanno neanche i dolci? Non ti va. Raga, io sto sì. Allora, ok, cambiare fa bene, che bello, il nuovo look, a me piace, va bene che nuovo look, va bene tutto, però c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va. Busca qualcosa. Questo è quello all'uva, appunto, no. Ti va, questo, la fragola? No. Ok. Sembra che stanno facendo servire un imperatore. Le potresti il frappè unicorno, per favore? Certo, arriva subito. No, me l'animano non voglio del frappè unicorno. E poi tutte queste spese, chi le paga? Perché non credo che Alice lavora gratis. Paga me, Reni, perché lì cavo. Mi chiama Marina. Come l'hai ridotta sui tuoi discorsi sull'accettare i propri sentimenti? Ma io non sento. Ok, ci serve aiuto. Le direi. Quanto pare, vedi, hanno una nuova amica. Cosa? Lasciala stare. Perché è nuovo? Quindi ci trovi bene il piano in cui c'è biblioteca. Sì, sono sicura che qui troverai l'ispirazione per il tuo racconto, Candy. No, ma guarda, si chiama Candy. Ciao, Daisy. Ciao, non so chi tu sia. Sono Candy, mamma mia, ragazzi, dai, forza, non è così difficile. È come quando devi riconoscere Sailor Moon e Bunny. Cambia solo un po' il vestito. Non penso di aver capito. È Candy? No, ma chi? Sì, ragazzi. Quella è Candy. Mi state prendendo in giro? Ehi, piccolo unicorno, che ti è successo? Punto primo, non mi chiamare così, per favore. Che oggi non sono un piccolo unicorno, va bene? Domani forse sì, oggi. Domani forse sì, oggi. Candy, e basta. Che c'è? Ora vuoi fare la rapper? Bella questa. Che bella fare la rapper. Candy, andiamo, tu non sei così. Oggi mi va di lasciare così, che devo dire, Bertie. Ma lasciatela stare. Devo studiare, per favore, lasciami sciola. Che? E poi in realtà Candy studia pure, cioè, non è che, visto che è dark così, non studia. Chi le ha fatto questo? Con chi devo prendermela? Beh, Glitter, ecco, lo sapevo. C'entra sempre quella zucca della tua ragazza. Non penso che Glitter c'entri qualcosa. No, infatti, ha solo provato ad aiutarla. Oh, wow, gran lavoro, te l'ho sempre detto. Ok, Betty, ok, è anche colpa di te. Però incolpare Glitter così anche no. Hai delle prove contro di lei. E poi c'è Glitter. Cioè, spiegatemi, come fa Glitter a passare da piccolo unicorno che mangia tutti i dolci a passare da Koopa, Duck, Tetra che non mangia i dolci? Cioè, non lo so. Come fa in una sola giornata? questa frase la camera girata l'ha ispirata vincente perdente alle folie dell'imperatore, non so chi l'ha visto, però è ispirata vincente perdente, fantastico. Le fissi Glitter, okay. Betty siamo, però povera anche Glitter. Non capisci, non è colpa di Glitter. Infatti. E allora con chi devo prendermela? Col muro. Beh, con nessuno. Con il mondo. Non è colpa di nessuno. Candy oggi vuole stare così, dobbiamo solo starle vicino. No, bisogna solo accettare questa cosa, tesoro, non bisogna stare vicino. Ok, brava Daisy. Tu vuoi che Candy stia in pace? E fin qua. Ok, va bene, d'accordo. Ti inchiniamo alla tua sopravvivenza, però. Almeno tu sei un po' intelligente. Però, se a Candy piace questo nuovo look, allora faglielo piacere. Dobbiamo solamente abituarci a vederlo in quel modo. Cioè, sarà un po' difficile, però dovremo abituarci. Io me la prenderò con Glitter e basta. Sì. Da, pinarello arancione. Anche no. Ok, quindi questa è. L'ho buttata a te, il pinarello, l'adoro. Non lo si sente per quel pinarello, non ha fatto male a nessuno. Ecco, un minuto.
Silenzio. Per il povero pennarello. Che non ha fatto male a nessuno. Ok, ritorno all'episodio. Ok. Sì, sì. Secondo me mi è molto felice proprio in questa lezione, cioè mi pare un po' la testa. Certo, si è preso 3. Ah no, scusa, la nota, Jimmy. Quello, però, sì, non so più cosa dire. Ma questo è ovvio, è da ieri sera che stai così. Si può sapere che hai? Nulla, io. Ragazzi! Oh? Ragazzi, scusate se vi disturbo, ma mi servirebbe il vostro aiuto, cioè ci servirebbe il vostro aiuto. Perché cosa? Mi sembri sconvolto? Sì, il fatto è che Candy sta male. Ah, sì. No, Candy non sta male, ha cambiato stile. Sì. Cioè. Che in che senso Candy sta male? Secondo me pensano che sia una diarrea. Senza il corno di unicorno. Che cosa? Impossibile. No, è la verità. Pensate che nessuno. Scusa, Mike non è più lo stesso Glitter. Siamo tanto fieri per lui. Che è stato singolo almeno per una settimana. Bravo, Mike. Bravissimo. Sei cambiato, no, come tuo padre. Forza. No, io non posso venire. Ah, però. Ah, ma comunque non si sa cosa gli abbia detto a Mike. Tu devi risolvere questa situazione. Devi parlare tu con Kenny. Effettivamente è vero. Non se ne parla proprio. Jimmy. Non si scappa dai problemi. Tu l'hai lasciata senza una motivazione. E adesso, certo che c'era la motivazione. È che lei meritava di meglio. Certo, ma l'hai deciso tu. Adesso lei si sente in colpa perché questa spiegazione non le basta. E sinceramente non basta neanche a me, né a Gennarino, né a nessun altro qui. Avete visto che c'è stato? Noi facciamo un montaggio. Questa scena la ricordiamo. Avete visto? Si sta, è ingrandito Glitter e poi gli tornava indietro la telecamera. Città, un po' ha ragione. Quindi adesso ti alzi da quel divano e vai a parlare con la tua ex fidanzata. Qua mi sembra mia madre. Una spiegazione degna di questo nome. Soprattutto degna del rapporto che c'è stato fra voi. Ok, d'accordo, sì. Ma dove dire una donna? Va bene, vado, sto andando, vai. Vado. T'avevo mai visto così arrabbiata. Neanche io. Cioè, si apre una prima volta. Ed è mi piace. Vado anche io con Jimmy. Cioè, bene. No, vabbè, dai, io questa non la voglio perdere. Oh, sono stata troppo dura con Jimmy. Per niente, sei stata fantastica. Ok, grazie. Vuoi una patatina? Oh, sì. Arrabbiarmi mi fa venire fame. Buona, grazie. In effetti le motivazioni di Jimmy non convincono nessuno di noi. No. Cos'è, c'è la droga dentro? Dovremmo fare in modo di farli tornare insieme o di far ragionare Jimmy. Tu hai parlato con lui? Sì, però è troppo convinto. Dubbiosa, non so che dire. La persona già adatta a lei. E comunque so che non dovrei dirlo, ma sei davvero troppo carina quando ti arrabbi. No, allora, 5 qualità abbiamo detto testuali parole, prendiamo la clip ora. E ora tu flirti con lei. No. Mike, no. E che poi a me che non piaceva Nebula. No, non puoi Sabrina, c'è Mike. Non dovresti dirlo. No, per niente. Andiamo. Sì. Allora ragazzi, l'avete trovata? E lo scopri queste cose. Com'è possibile che se ne sia andata dalla biblioteca e poi sia scomparsa nel nulla? Forse ragazzi vuole solo stare un po' da sola. Sì, è che non so se è una buona idea, al momento mi sembra troppo confusa. E poi non è il suo corno di unicorno. Dividiamoci, la troveremo. Neanche se possiamo aver fatto 3 settimane. Che rabbia, non so proprio come reagire. Insomma, è sempre stata Candy quella a risollevare gli altri. E come si fa a risollevare? Mi sembra di vedere il finale di Steven Universe. Che no, il penultimo episodio di Steven Universe. Quando lui, quando Steven si trasforma in un mostro. Perché tutti hanno bisogno di Steven. Ma nessuno, ma Steven non poteva essere se stesso. Beh, ecco. Neanche tu hai una risposta. E tu hai sempre una risposta. Questa situazione non ha soluzione. Ancora siamo a. Probabilmente. E quale? Penso sia tutto nelle mani di Jimmy. Oh, allora siamo messi alla grande. Direi. Che brutto non nascere un piccolo unicorno. Nessuno ti costringe ad essere così, tesoro. Poi non sei tuo cuore. Ha una depressione. Hai scelto tu di essere con questi vestiti. Jimmy, come mi hai trovato? Immaginavo fossi qui perché, ecco, noi. Come mi hai trovato? Immaginavo fossi qui. Ma io non mi interessa questa cosa. Io dico, come. Cioè, come hai saputo che ero qua? Come? La storia. Noi venivamo qui quasi tutte le sere. Non è vero. Non l'avevo mai visto prima così. Nel fuori c'è il coro dei cani. Ascoltare i suoni della natura. Beh. Quando esattamente, Jimmy? Me ne stavo andando. Candy. Mi dispiace per il modo in cui ti ho lazzato, ma credimi, l'ho fatto per te. Perché tu staresti meglio con un altro ragazzo. Ma io voglio stare con te, Jimmy, qui, in mezzo alla terra. O a prendermi cura degli animaletti. E a fare le cose che facevamo insieme. Sì, ma non sono emozionanti come. Come cosa? Come i drama che vivono Claudio e Melanie? O. Direi che Claudio e Melanie hanno una situazione molto peggio. Direi. Lo stesso vale per Mike. Cosmo, Mike, cioè. Non mi interessano quelle cose, Jimmy. Non mi sono mai interessata. A me interessa. C'è una coppia normale. Una. Siete l'unica coppia normale. Forse anch'io non ti ho dimostrato abbastanza. No, non dire così. No, è così. Perché evidentemente non era questo il problema. Forse io forse non c'ho male. Non lo so. Ma che cosa dici, Candy? Tu mi facevi sentire la persona più amata di questo mondo. E perché l'hai lasciato, Jamie? Stiamo parlando, scusami. Io vorrei solo il meglio per te. Non un ragazzo. Parli come un vecchio. Semplicemente il tuo migliore amico. Ecco, parli proprio come un vecchio. Il mio migliore amico. Ma non possiamo essere migliori amici. Perché? Magari possiamo provarsi. Ma no, ma perché? Ok ragazzi, siamo tutti in un'altra stanza perché giuro, così perché giuro che non stavamo, ci stavo buttando fuori dalla stanza perché stavamo registrando, però. Andiamo avanti. Perché? Eh? Perché io quando ti vedo, cioè, voglio dire, cioè, mi viene voglia di baciarti, di cosa, sul serio. Ma certo, ma chi mi piaci? Siamo
piace tutto, ma era meglio. Il tuo profumo? Che profumo ha? Il profumo di cannella. E guardate la faccia di Jimmy. Sì, è tipo bellissima la sua faccia. Bravo, è vero, perché mi ha lasciato se ti amo? Se essere mio amico, ti potrei provare. Quindi, se tipo io mi mettessi con qualcun altro, non ti darebbe fastidio, mi farebbe stare male. Allora, di cosa stiamo parlando? Hai fatto? Forse ho fatto una cavolata. L'hai fatta e come? Oggi siamo arrivati! Ci siamo arrivati dopo 4. Dopo 7 episodi ci sei arrivato! Ricordiamo che finalmente anche Jimmy è diventato un babuino come Nobu. Ah, nuova specie dei babuini, perché ormai i babuini si stanno estinguendo, quindi dobbiamo fare nuove forme di babuini. Allora, adesso Jimmy è tornato un Jimmy babuino, ok? Ok. E gli chiama Nobu, perché è giuro che... Oh. Buongiorno a tutti. Ah, oh, è tornato un ringraziamo. Finalmente sei tornata in te. Benissimo. Anche perché non ti volevo offendere, però quel vestito ti stava veramente malissimo. Addosso ai colori, eccetera. Oh, Candy, che gioia rivederti. Piccolo padre. Secondo me non stava neanche male con quei vestiti. Tipo, io dove mi trovavi? Con quei vestiti stava bene. Ma la vera domanda è: ma Candy, che si veste sempre di accesi, dove li ha presi quei vestiti neri? Da sua mamma. Ah, aspetta, capito. Li ha rubati da Daisy. Capito, si spiega tutto, eh. Sì, è tornato tutto a posto. Vado dalle mie amiche. Ti porto Dani. Oh sì, Alice, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Candy. Oh, sei tornata. Vai al tavolo delle single e laggiù in fondo con Daisy. Promenade. Assieme anche a noi. Siamo single. Peccato. Tutti felici, tutti felici. Ma come stava? Non stava male. Ok, ma prima non stava male, l'abbigliamento era bello. Ok, forse il carattere era un po' brutto, però no, era bene. Mi immaginate se, se lei non fosse, perché adesso credo che sia fidanzata con Jimmy, immaginate se lei non fosse tornata con Jimmy, quali catastrofi sarebbero successe? Immaginate. Io e Jimmy non siamo una coppia super chiacchierata, però a noi va bene così, non fa niente. Quella camera girl ci dimostra che anche se tieni Jimmy sembra una coppia di quelle del presepe, è sempre comunque una coppia, bisogna dare a loro l'importanza. Ma questa è bella come cosa, questa è bella. Piace tantissimo averti fatto stare male. Ma no, Glitter, mi hai aiutata tanto, perché avevi ragione. E il fatto è che Jimmy E lo so, tesoro, ma era Jimmy quello che ti ha dato, quello che ha fatto la tavola. Era Jimmy, non te. Giustamente avendomi lasciata, non vedendo che tipo ci stavo male, aveva pensato... Ok, portare la fidanzata di Andrea era meglio, no. Però, l'hai visto, cioè... Anche se nella città si parla un po' di Cosmo, lì, per bene, in cloud... Voi siete sempre l'unica coppia normale, l'unica coppia che riesce a leggere. Infatti, l'unica... Per leggere... Perché uno si divorzia, uno si lascia, uno c'è tradimento perché l'altro ha parlato dell'altra cosa, uno invece si lascia per il padre, uno invece si divorzia, e poi figli, e poi non ci sposiamo, e poi uno perde la memoria, e uno poi si divorzia, e poi l'altro, e poi l'altro, e poi dopo di che un'altra cosa c'è rosa, eccetera, eccetera. Voi invece no, voi eravate l'unica coppia normale, normale la base. Il vostro conforto mi è stato di grande aiuto, quindi grazie, grazie veramente. Va bene. Poi non finisce la parola. Grazie bene perché finisce unicornosamente. Avete visto che qua Daisy se riesco a... Cioè io ce l'hai là, dove rispondo con gli occhi a cuore. No. Mi era sempre leggere che anche Daisy ci abbiamo. Allora, tutto bene, quello che finisce bene. Ma... Ma Bendy la prenderà benissimo. Molto bene. Finisce unicornosamente. Sì, adesso aspetto il mio frappè, mi metto buona buona. No, Betty ne sarà molto felice. Ti sa quanto? Non ti sopportava con quell'outfit. Ma io non ho capito, per me non stava male, Infatti. Però vabbè, visto straniera, e tu che ti sentivi in colpa. Te l'ho detto che fai bene alle persone. E Gennarino mi ha detto che è arrabbiata, sei una vera forza della natura, anche se non so se potrò mai vederti così. No, meglio di no. No, perché ti ho detto dopo quella settimana. Voglio essere felice. Mi fanno vedere un dietro le quinte? Niente, no, fanno... niente, però alle quinte. Strano, allora, allora, praticamente, da pubblicità non possiamo farla vedere perché è sponsored, no? Noi ci abbiamo preso con un nuovissimo video, una nuova reaction. Speriamo che questa cosa riusciamo a caricarla. Vediamo la camera, che cosa dice? Mamma mia, la camera con una grizzerina, un piccolo unicorno. Vabbè, ci sono in tutto quanti i commenti, raga? Ce ne sono 222, cioè, 222 non fa neanche l'Italia, Jessica. Neanche noi li abbiamo, così tanti commenti. Cioè, c'è, infatti. Wow. Questa ragazza comunque la conosco, Vittoria Variale, non lo, cioè la conosco su internet. Ci ha risposto a un video, sì, questa è una tristezza, è come se fosse un po' pista. Ce lo portiamo a deve le vacanze di Natale, così ci aiuta. E, va bene, noi abbiamo visto con un nuovissimo video e noi vi salutiamo. E, noi vi salutiamo presto. E intanto che io mi sto giocando su Profit, noi ci vediamo e pregate per noi per la scuola, ecco. E ciao! E ciao.